Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. Questo è il video dei prodotti finiti per quanto riguarda la cura della casa. Parto subito perché insomma ho una busta piena. In realtà non sono tanti prodotti, però sono ingombranti e oggi c'è da buttare via la plastica. Allora, parto con una cosa che in realtà ho già buttato, quindi questa è la confezione nuova, ed è la tiracolore della Gamex. Questi sono 10 fogliettini. Appunto cattura colore, che costano 1 euro, e io utilizzo sempre solo questi, non prendo mai altre marche perché intanto sono più costose e poi insomma questo qua funziona bene. Io lavo tutti i colorati insieme, i neri, metto tutto insieme, tutto ciò che non è bianco, quindi magari posso mettere, che ne so, una cosa giallina insieme a una cosa rossa, e con questi foglietti non sono mai successi disastri, quindi mi trovo molto molto bene. Magari quando so di fare una lavatrice molto carica e con tanti tanti colori diversi, magari invece di un foglio ne metto 2, però sono buonissimi e ve li straconsiglio. Ho finito l'ammorbidente della linea Verso Natura Conad, è un concentrato talco e fiori d'arancio, è vegano ed ha tensi attivi completamente biodegradabili di origine vegetali. Il 50% di plastica riciclata, la confezione è questa, sono 750 ml, mi piace, è molto buono, ha una buona profumazione che comunque, anche se delicata, si sente sui vestiti. Io ho dei problemi con ammorbidenti e detersivi per i vestiti, soprattutto con gli ammorbidenti, perché tanti mi danno fastidio. Per esempio i Fabuloso, a me quelli là mi danno tutti noia e mi viene da, mi gratto, poi mi prude tutto e mi dà fastidio. Quindi con questo però mi trovo molto molto bene. È la seconda o la terza confezione che acquisto, costa un po' di più dell'Enor Blue, che è il mio preferito, però è ecologico, quindi quando è in offerta acquisto questo qua e ve lo straconsiglio. Costa, mi sembra, tipo 1,95 euro, una roba del genere, comunque sotto i 2 euro. Poi ho finito il mio amatissimo Lenore Blue, non è ecologico, però appunto non mi dà fastidio sulla pelle e ha una buonissima profumazione che si sente sui capi, però anche questa rimane delicata, anche se è più persistente di questo qua. E dell'Enore ho provato varie profumazioni, ma questa qua è l'unica che non mi dà fastidio, quindi, e poi mi piace perché sa proprio di pulito. Ho finito il sapone per i piatti, questo qua è quello della Lindor ed è 1,5 litri di sapone, costa 1 euro. Questo qua l'acquistava ai tempi mia nonna e io continuo ad acquistarlo anche se adesso ho Winnis. Mi piace perché costa poco e comunque lava bene. Io in genere tutti i piatti li metto in lavastoviglie, non li lavo mai a mano perché non mi dà il senso di averli lavati, perché poi nella spugna ci sono sempre dei batteri, quindi insomma preferisco lavarli in lavastoviglie. Però quando ho magari delle padelle, delle pentole parecchio unte o con delle incrostazioni, passo prima con una spugnetta e il sapone per levare il grosso, e questo devo dire che mi piace, la profumazione è sì, buona, lava bene e non mi va a seccare le mani. Poi ho finito il Dual Power, questo qua è il super disincrostante, l'ho preso, mi sembra, alla Lidl, non mi ricordo il prezzo, è un buon prodotto, pulisce bene, l'ho utilizzato per il bagno, lava bene, ha una buona profumazione, l'unica cosa è che fa un po' di schiuma, quindi va messo un po' meno prodotto, altrimenti ci vuole un po' per risciacquarlo. Però mi è piaciuto, costa poco. Se capita lo riacquisto, tra l'altro qua c'è scritto HCCP 0% residui, comunque è un buon prodotto e anche quello costa poco. Poi ho finito il detergente per i vestiti, detersivo per i vestiti della General Total Color, 19 lavaggi, questo qua mi è piaciuto, non mi ha dato problemi di irritazione. Io ne avevo prese 2 confezioni perché erano in offerta, non mi ricordo se erano scontate tutte e 2, venivano pochissimo, oppure era tipo paghi 1 e prendi 2, non me lo ricordo. Comunque l'altra confezione praticamente è finita, la vedrete tra poco perché mi manca un lavaggio e poi ho finito.
Ha una buonissima, buonissima profumazione, è abbastanza concentrato come prodotto, io ne mettevo un tappo, lava molto bene, l'ho utilizzato per i capi colorati, perché per quelli bianchi uso il Dash in polvere, anche se un pochino di questo lo metto sempre perché altrimenti con il Dash si impertapecoriscono i vestiti e niente, mi è piaciuto, lava bene. Diciamo che per i detersivi, se posso e se trovo le cose che mi piacciono, prendo roba ecologica, però non sempre, ecco, per i detersivi vado un po' più su quello che costa meno e che funziona. L'ultimo prodotto che ha fatto anche dei danni dentro la busta è il gel per lavastoviglie della Prendi. Questo è tutto in uno, ha il profumo di limone, deterge, funzione brillante, funzione sale, attivo già a basse temperature, 32 lavaggi, 650 ml. Io lo prendo perché costa pochissimo, almeno dove lo prendo io, che è il negozietto, è una mesticheria dove lavoravo. Costa veramente molto poco, mi piace, piace la profumazione, dura a lungo, lava bene e i piatti vengono fuori dalla lavastoviglie molto puliti e quindi lo acquisto. Quando trovo in offerta c'è un altro che a me piace molto ma è costoso perché costa tipo quasi 5 euro. Quando è in offerta prendo l'altro perché mi piace di più. Quando non lo trovo in offerta però prendo questo perché per il rapporto qualità, quantità e prezzo secondo me è ottimo. Quindi questi erano i prodotti che ho finito, se avete qualcosa da consigliarmi scrivetemelo giù nell'info box, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale e a lasciare un commento, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!